accettiamo la sconfitta e quindi abbiamo perso. Adesso, se vogliamo parlare di prestazione, io devo parlare di una buona prestazione, perché il primo tempo siamo partiti bene, secondo me. Fino all'espulsione la squadra ha prodotto gioco. Abbiamo creato un paio di occasioni per far gol, ci siamo riusciti e eravamo in controllo della partita. Poi l'episodio dell'espulsione ha un po' cambiato i piani. Siamo rientrati in secondo tempo bene, perché non ho visto una squadra che giocava in 10 rispetto all'altra. Sembrava che comunque il Teramo avesse ancora il pallino del gioco in mano. E poi c'è stata la seconda espulsione, ma non è cambiato niente, perché la squadra ha continuato a giocare. E quindi mi trovo a commentare una sconfitta. Se abbiamo perso, comunque la Casertana ha meritato più di noi. Portare a casa le partite a volte non è sempre sinonimo di giocare bene. E la Casertana, che è una squadra che gioca bene, secondo me, è allenata da un bravo allenatore, è stata un po' fortunata, perché oggi abbiamo concesso quell'episodio dell'espulsione e inevitabilmente la partita un po' è cambiata. E quindi sono stati gli episodi che hanno fatto la differenza, negativo per noi. Rimane una buona prestazione, però alla fine non portiamo a casa niente, dobbiamo andare avanti. Siamo una squadra giovane, siamo una squadra che sta giocando bene. Oggi è stata una partita storta per gli episodi, può capitare, non deve assolutamente cambiare il nostro punto di vista o la nostra valutazione. I ragazzi erano dispiaciuti, ma sanno che hanno fatto una buona partita nelle difficoltà e quindi non mina assolutamente niente. Perché stiamo vivendo un buon momento e lo so che la sconfitta è sempre dura da digerire, però non ho visto una squadra in difficoltà in campo e quindi non mina assolutamente niente. Noi domani mattina ci alleniamo e prepariamo la prossima partita convinti che possiamo far bene e convinti che possiamo riprenderci quello che abbiamo un po' lasciato. Erano già abbastanza frustrati per conto loro, li ho visti abbastanza depressi. Quindi non ho detto niente, perché poi a fine partita è meglio non parlare. Questo è gioco di squadra, si vince e si perde tutti insieme, continuo a professarlo dal primo giorno. Purtroppo gli errori in campo si commettono, ma non deve essere questa una scusante. Noi abbiamo provato in tutte le maniere a portare a casa il risultato, anche nelle difficoltà, e questo si è visto, e quello è positivo. Quindi la sconfitta è negativa, lo sappiamo, però ci sono stati anche degli svolti positivi in questa partita. Gli errori si commettono, li dobbiamo accettare in quanto siamo una squadra e dobbiamo andare avanti con lo spirito di squadra, perché per me è sempre la squadra che vince, è sempre la squadra che perde. Quindi non hanno perso i singoli oggi, ma perso la squadra. E su Birligea? Birligea è entrato molto bene oggi. L'ultima partita a Palermo ha fatto bene, è un ragazzo che è cresciuto, sta crescendo molto e sono contento che sta qui con noi e quindi sì, sta scalando le gerarchie.